Benvenuti a Punto Europa, l'appuntamento settimanale con l'informazione a cura della delegazione del Partito Democratico nel gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento Europeo. Sicurezza alimentare come sfida europea e mondiale, se ne è parlato a Bruxelles nel corso di un'audizione organizzata dalla Commissione Agricoltura, presieduta da Paolo De Castro. Incontro che ha visto il contributo dell'ex presidente della Commissione Europea, il professor Romano Prodi. Il futuro della politica agricola comune non può prescindere dalla sicurezza alimentare, l'opinione di Paolo De Castro. Sicurezza alimentare, un tema importantissimo che dimostra che la politica agricola comune è un'importantissima politica europea che non riguarda solo gli agricoltori europei, ma riguarda tutti i 500 milioni di cittadini. Ieri Romano Prodi ha avuto una grandissima hearings nella nostra commissione, un'audizione formale su invito di tutti i gruppi politici e ha fatto capire chiaramente che uno dei nostri grandi problemi del futuro sarà la disponibilità di cibo. Il mondo ha una domanda di cibo crescente che la produzione non riesce a soddisfare. Da qui l'importanza di insistere sull'innovazione, sulla ricerca, su tutti quegli interventi che possono rendere questo settore un settore straordinariamente importante per rispondere a questa penuria di cibo. La crisi economica e finanziaria iniziata nel 2007 e culminata con il crack di Lehman Brothers ha portato al centro dell'attenzione degli stati e delle autorità di regolamentazione gli strumenti derivati negoziati fuori borsa. La Commissione economica del Parlamento ha approvato un testo che sarà uno strumento chiave nella lotta alla speculazione sconsiderata, facendo in modo che tutte le informazioni significative sui derivati siano segnalate e accessibili alle autorità europee e nazionali. Capiamo meglio di cosa si tratta con Leonardo Domenici, relatore ombra per il gruppo S&D. La crisi economico-finanziaria del 2007 ha messo in evidenza un problema enorme. Alla base di questa crisi e soprattutto per l'effetto scatenante che hanno avuto, ci sono stati i cosiddetti derivati OTC, cioè over the counter, quelli scambiati al di fuori dei mercati regolamentati. L'obiettivo della legislazione che è già stata varata negli Stati Uniti e soprattutto quella che in questo momento è in discussione a livello europeo ed è stata approvata nella Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo è quella di ricondurre questi scambi sui mercati regolamentati, è quella di impedire che ci sia l'assunzione di un eccesso di rischio con questi contratti derivati e soprattutto un obiettivo che fondamentalmente ha voluto perseguire il gruppo dei socialisti e democratici è quello di restituire piena trasparenza a questi scambi, per cui si tratta adesso di riportarli tutti nelle cosiddette trade repositories, cioè dei centri che registrano questi scambi, registrano le caratteristiche di questi contratti derivati e quindi possono essere sottoposti ad una sorveglianza e ad un controllo che prima non avevano. L'EPSO, l'Ufficio Europeo per la Selezione del Personale, organizza un concorso per l'assunzione di revisori linguistici di lingua italiana. Le condizioni di ammissione richiedono un ciclo completo di studi superiori, un'esperienza professionale di almeno 2 anni e una conoscenza approfondita della lingua inglese, francese o tedesca. I candidati devono iscriversi per via elettronica entro il 21 giugno 2011 secondo la procedura indicata sul sito epso.eu. Lotta alla criminalità organizzata con un'attenzione particolare alla situazione delle donne. La Commissione Pari Opportunità ha espresso e votato un parere di cui Silvia Costa è relatrice sul ruolo delle donne nella criminalità organizzata. Sentiamo la sua opinione. È molto rilevante questo rapporto che sta preparando il Parlamento sulla criminalità organizzata in Europa. Si tratta di una competenza che di recente, dopo il Trattato di Lisbona, è ormai diventata piena competenza dell'Unione Europea e all'interno di questo rapporto, nella Commissione Donne, appunto sono relatrice della criminalità organizzata dal punto di vista delle donne. Ho individuato intanto 3 tipologie di vittime fra le donne. La prima è che nelle reati contro la persona le principali vittime sono
sono donne e bambini in tutta Europa, e quindi bisogna su questo fare un'azione particolare, e in particolare anche l'ordine di protezione europeo che abbiamo chiesto da tempo alla commissaria Reding. La seconda sono le vittime della tratta degli esseri umani, su cui abbiamo fatto una direttiva e che credo che sia importante, come ho chiesto, che il coordinatore antitratta europeo vigili perché sia implementata la tutela speciale delle vittime da parte degli Stati membri. E la terza categoria di vittime, si tratta di vittime che in Italia conosciamo purtroppo meglio forse che in altri paesi, anche se la mafia e la camorra sono arrivati al nord da tempo, e cioè le donne che magari fanno parte anche di famiglie in cui ci sono mafiosi, camorristi o malavitosi, ma che vorrebbero dissociarsi, o donne che sono collaboratori di giustizia o donne testimoni di fatti malavitosi. In questo caso noi chiediamo una speciale protezione anche attraverso la direttiva che dovrebbe essere fatta dalla Reding nel prossimo anno. Undicesima edizione della Settimana Verde, la più ampia conferenza annuale sulle politiche ambientali europee, che ha visto quest'anno la presentazione all'aeroporto di Bruxelles del primo aereo a energia solare. Ce ne parla Vittorio Prodi. Si è stato presentato il Solar Impulse, che è un aeroplano che non ha un combustibile a bordo. Questo è l'essenza di questa novità. Va a batterie solari e ha già dimostrato un volo di 26 ore, un volo notturno, per cui è realmente una grande innovazione. E io credo che sia molto importante proprio per dimostrare che è possibile razionalizzare l'uso dell'energia in modo addirittura da non avere a bordo dei combustibili. Ecco, il Solar Impulse pesa come una macchina media, un'automobile media, 1600 kg, e ha una dimensione grosso modo quasi di un jumbo come apertura alare. Quindi è veramente una grande iniziativa, una grande realizzazione tecnologica dimostrazione, e che può anche servire come incoraggiamento per tutte le innovazioni che noi dobbiamo fare per la nostra società, in particolare appunto per la sostenibilità. La lotta alla povertà e all'esclusione sociale è al centro della strategia Europa 2020, strategia che si prefigge l'obiettivo di fare uscire dalla povertà e dall'esclusione sociale almeno 20 milioni di persone nell'UE nei prossimi 10 anni. In Commissione Bilancio si è tenuto un primo scambio di opinioni sulla piattaforma europea in questione, il cui relatore è Andrea Cozzolino. L'Europa è impegnata, e in modo particolare il Parlamento europeo è impegnato a discutere e a proporre una vera e propria piattaforma delle politiche europee di contrasto alla povertà. E siamo impegnati a concentrare ingenti risorse che l'Europa potrà mettere a disposizione già nell'attuazione dei fondi strutturali e nella prossima programmazione delle politiche di coesione, per contrastare la povertà, per ridurre la povertà di oltre 20 milioni. Questo è l'obiettivo che l'Europa si è dato da qui al 2020, ma questo sarà possibile se, oltre alle risorse che l'Europa metterà a disposizione attraverso la programmazione degli attuali fondi comunitari e la futura programmazione dei fondi comunitari, sarà necessario coordinare anche le politiche che i singoli Stati metteranno in campo per avere una politica coerente europea che vede impegnato l'Europa e i 27 Stati per contrastare la povertà, soprattutto facendo alcune scelte di fondo che riguardano soprattutto la povertà infantile, che riguarda la povertà giovanile e la povertà nella tarda età. Diciamo così. Sono le tre grandi emergenze con le quali faremo i conti a fronte di un processo di invecchiamento precoce della popolazione e di una situazione nella quale, anche laddove abbiamo uno sviluppo demografico significativo, non abbiamo politiche né europee né degli Stati membri in grado di contrastare la povertà infantile. Punto Europa termina qui, io vi do appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci.